Quando cominciò il suo ministero, Gesù aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe. Luca, secondo la sua formazione di letterato ellenista, è l'evangelista più preciso da un punto di vista delle indicazioni storiografiche, ha datato l'inizio del ministero di Gesù nell'anno quindicesimo dell'imperatore Tiberio, adesso aggiunge un altro particolare importante che sappiamo solo da lui, aveva circa 30 anni Gesù. Dire circa non significa dare una indicazione precisa. Noi l'abbiamo presa in genere come una data fissa e unendo le indicazioni di Giovanni sulle tre Pasque del ministero pubblico di Gesù, abbiamo in genere detto che il ministero di Gesù durò tre anni: se cominciò a 30, morì a 33. Dobbiamo stare attenti a non fissare troppo questi numeri pretendendo di dominare questa realtà, perché invece i testi danno delle indicazioni molto uh, più generiche. Gesù è sui 30 anni quando inizia e era conosciuto come Ben iosef figlio di Giuseppe. Uh, Luca Precisa, si riteneva che fosse figlio di Giuseppe, ha raccontato nei Vangeli dell'infanzia che invece il concepimento di Gesù è avvenuto in modo straordinario come intervento creatore dello Spirito di Dio. Però Giuseppe ha fornito a Gesù la genealogia umana. Effettivamente, da un punto di vista legale, Gesù appartiene alla famiglia di Giuseppe, il quale lo considera figlio, lo adotta a tutti i termini di legge. In questo punto del capitolo 3, l'Evangelista Luca riporta la genealogia ascendente di Gesù. Mentre Matteo, all'inizio del suo Vangelo, propone una genealogia discendente, cioè da Abramo fino a Gesù, Luca fa il contrario, parte da Gesù e risale fino ad Adamo. I nomi non corrispondono perfettamente nei due testi di Matteo e di Luca, appartengono a due tradizioni diverse e c'è una non perfetta corrispondenza, ma non conta questa indicazione minuziosa se non l'impegno di mostrare come Gesù sia inserito in una concreta famiglia umana con dei genitori, dei nonni, dei bisnonni. E risalendo all'indietro si arriva a Davide, si arriva ad Abramo, molto oltre si arriva ad Adamo. Luca organizza sempre l'espressione semplicemente con un genitivo, figlio di Giuseppe, di Levi, di Mattat, eccetera. Fino ad arrivare a figlio di Adamo, figlio di Dio. Sono importanti questi due elementi. Adam, in ebraico, vuol dire semplicemente uomo. Figlio di Adamo, vuol dire uomo. Figlio di Dio, dice la natura nuova e straordinaria di Gesù. L'inizio del suo ministero è segnato dalla rivelazione al Giordano. Subito dopo, la prima azione di Gesù di fatto non è svolta da Gesù ma dallo Spirito. Gesù si allontana dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. È lo Spirito che conduce Gesù nel deserto, dove deve scegliere come operare. Il fatto di sapere di avere il compito messianico non significa avere ben chiaro come operare. Questo periodo nel deserto è stato per Gesù un momento preparatorio in cui ha affrontato in modo intelligente il progetto del suo ministero e ha scelto una modalità secondo la parola di Dio. Il racconto delle tentazioni in Luca è molto simile a quello di Matteo. Proviene cioè da una tradizione particolare dei detti di Gesù che i moderni studiosi chiamano fonte Q. Q non ha niente a che fare con Qumran, è semplicemente l'iniziale di una parola tedesca di quelle che vuol dire fonte, sorgente. È una ipotesi di storia della tradizione attendibile, verificata sul campo letterario. Ci sono dei testi presenti solo in Matteo e in Luca e assenti in Marco. Vuol dire che sia Matteo che Luca, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno attinto da una medesima sorgente letteraria. Questa ipotetica fonte viene siglata con la lettera Q, che significa semplicemente la fonte da cui attingono Matteo e Luca. Il racconto delle tentazioni è uno di questi testi. È un racconto didascalico, nel senso che serve per insegnare ai discepoli come scegliere correttamente. Ci sono tre momenti in cui il diavolo propone delle strade, suggerisce idee diaboliche. Notiamo che Luca inverte l'ordine della seconda con la terza, sposta la tentazione ambientata nel Tempio di Gerusalemme all'ultimo posto. Lo fa Intenzionalmente, perché Luca mette sempre Gerusalemme alla fine, come vertice, come meta a cui tutto tende. Anche nel Vangelo dell'infanzia, la nascita di Gesù tende al Tempio di Gerusalemme per la presentazione e a 12 anni. C'è di nuovo questo viaggio verso Gerusalemme. A Gerusalemme finisce il Vangelo dell'infanzia. Così nel racconto evangelico il lungo cammino di Gesù tenderà a Gerusalemme, dove si compie il mistero pasquale. Da Gerusalemme tutto parte con gli atti degli Apostoli, è il cammino della parola che muove da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Anche in questo piccolo particolare redazionale noi ci accorgiamo che Luca lavora con un criterio intelligente e coerente. Le tentazioni sono suggerimenti di metodologie diaboliche dar da mangiare gratis alla gente per acquistarsene il favore, usare il potere e la ricchezza per dominare, oppure, al vertice di tutto, arrivare volando sul Tempio di Gerusalemme, o buttarsi giù dal precipizio e chiedere agli angeli che lo sorreggano, che diano una dimostrazione eclatante della sua divinità. Avrebbe potuto stupire con effetti straordinari? Avrebbe potuto. Sono suggerimenti diabolici. Gesù sceglie secondo la parola di Dio. Non di solo pane vive l'uomo, non tenterai il Signore Dio tuo, adorerai solo Dio. Gesù vince le tentazioni rifacendosi alla parola di Dio. Significa che durante questo ritiro Gesù ha meditato la parola di Dio, ha riletto le scritture di Israele e ripensando allo stile di Dio ha cercato di avere lo stesso stile, ha scelto bene. Il diavolo lo abbandonò, ma con l'intenzione di tornare al momento fissato quelle iniziali tentazioni sono finite, ma dice Luca c'è un altro momento, un kairos, un'occasione propizia che il diavolo non si lascerà sfuggire, è il momento della croce, lì ci sarà l'ultima tentazione, se sei figlio di Dio, Salva te stesso e scendi dalla croce. L'inizio del ministero di Gesù è raccontato da Luca con alcuni cambiamenti rispetto agli altri sinottici Marco e Matteo. Luca anticipa il ritorno nella sua patria a Nazareth perché vuole mostrare l'inizio del ministero di Gesù in sinagoga commentando le scritture, esattamente come faceva San Paolo durante le sue evangelizzazioni, quando cioè arrivava in un paese e cominciando dalla sinagoga giudaica Partiva dalle scritture per annunciare la venuta del Messia e annunciare Gesù secondo le scritture. Così Luca, che molte volte ha accompagnato Paolo in sinagoga, mostra come anche Gesù abbia cominciato in sinagoga, leggendo la Bibbia, commentando la Bibbia e spiegando che le scritture si realizzano nella sua persona. Esemplifica questo con la citazione di Isaia 61, un testo splendido che raccontava la vocazione del profeta e diventa una specie di programma messianico di Gesù. Lo Spirito di Dio è su di me, diceva l'antico profeta, mi ha consacrato con l'unzione, ma vale per Gesù? che ha ricevuto lo Spirito, è stato consacrato nel Giordano ed è stato mandato da Dio per portare il lieto annunzio ai poveri. L'Evangelo, la bella notizia che Dio salva. È la liberazione ai prigionieri che viene a proporre Gesù, a rimettere in libertà gli oppressi a proclamare l'anno di grazia del Signore. Quello che era nell'intenzione dell'antico profeta il giubileo, cioè l'anno santo della redenzione, del riscatto dei prigionieri, del condono dei debiti. Gesù annuncia questo anno di grazia, un anno gradito al Signore. Una occasione straordinaria di liberazione. La gente di Nazareth resta meravigliata di questa sua competenza biblica e vorrebbe trarre profitto da questo profeta. Riconoscono con meraviglia. Che quel loro concittadino ha una capacità profetica, conosce le Scritture e parla a nome di Dio. Vorrebbero guadagnarci, vorrebbero ricavarne un beneficio dal fatto che sia loro compaesano. Ma Gesù li raffredda subito con due citazioni non delicate. C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, ma l'antico profeta andò ad aiutare una vedova libanese. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo di Elisea, ma quell'antico profeta andò a guarire un lebroso di Siria. Un vero profeta. Non è accetto in patria, significa non fa favori a quelli del suo paese, non cerca voti e un consenso elettorale. Se è un vero profeta è aperto. Ed è proprio quello che Gesù annuncia come missione propria, una apertura universale di salvezza. Da Nazareth Gesù si sposta a Cafarnao e lì diventa la sede del suo ministero. Secondo il racconto di Marco, infatti tutto comincia a Cafarnao. Notiamo che Luca ha anticipato il momento di Nazareth per dare un quadro complessivo del ministero di Gesù. E ha compiuto un altro spostamento interessante. Ha posticipato il momento della chiamata dei discepoli. Nel canovaccio primitivo seguito da Marco, all'inizio Gesù, tornato in Galilea, chiama come prima cosa i discepoli a seguirlo. Invece Luca ricostruisce in modo più storico dei momenti che devono aver preceduto la chiamata dei discepoli. Se Gesù, senza essere conosciuto, senza avere motivi di credibilità, avesse chiamato i discepoli, difficilmente avrebbe ottenuto il consenso. Se un estraneo ti arriva e ti chiama mentre stai lavorando dicendoti di lasciare tutto e di seguirlo, beh saresti sciocco a credergli. Devi conoscere quella persona, devi ritenere che valga, che abbia delle motivazioni perché tu possa sceglierlo lasciando tutto il resto. Ed è proprio questo ragionamento che deve avere fatto Luca per cui racconta la vocazione dei discepoli al capitolo 5, dopo avere prima presentato il ministero a Nazareth come discorso programmatico di apertura. Poi narra a Cafarnao diversi episodi miracolosi la guarigione dell'indemoniato in sinagoga, la guarigione della suocera di Simone, molte altre guarigioni, in modo tale che la folla accorre. A questo punto Luca colloca l'episodio della chiamata dei primi discepoli. Gesù è già stato in casa di Simone. Ha anche guarito la suocera. Quindi Simone il Pescatore conosce Gesù, lo ha visto all'opera, lo ha sentito parlare. Quel giorno sulla spiaggia di Cafarnao c'era talmente tanta gente che Gesù chiese ospitalità nella barca di Simone per poter impedire alla folla di... Accalcarsi troppo contro di lui. Seduto sulla barca, poco distante da riva, Gesù insegna alla folla riunita sulla spiaggia. Dopo la predica, propone al pescatore Simone di riprendere la pesca. La reazione è di sconforto. Simone gli dice, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Luca ambienta la chiamata dei discepoli in un racconto di miracolo. Questa cosiddetta pesca miracolosa è il contesto narrativo in cui avviene la vocazione di Simone. Gesù non è uno sconosciuto per lui, ma è ancora estraneo alla sua vita. Gli ha chiesto. La barca e gliela prestata volentieri. Adesso gli dà un consiglio pratico, prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone è un esperto pescatore. Sapendo di non aver preso nulla durante il lavoro di tutta la notte, sa per esperienza che. Che in pieno giorno si pesca ancora meno. Però si fida di Gesù. Nonostante la propria esperienza di pescatore, accetta di andare contro le proprie idee e di seguire la parola di Gesù. Ma sulla tua parola getterò le reti. Prendere il largo, gettare le reti sulla parola di Gesù diventa un gesto simbolico importantissimo. È un annuncio di quello che farà la Chiesa. Prendere il largo, non rimanere a riva, ma affrontare i grandi spazi, le grandi folle, i popoli nuovi l'annuncio universale del Vangelo e il coraggio di gettare le reti, di annunciare il Vangelo anche quando sembra tempo perso, anche con persone che sembrano irrecuperabili. Avendolo fatto, Simone si accorge che ha preso una quantità immensa di pesci, non riesce a portarla a riva, chiama i soci che vengano ad aiutarlo. E quando terminata la fatica di tirare a riva quelle reti cariche di pesci, Simone torna vicino a Gesù, gli dice allontanati da me, che sono un peccatore. Ragiona con una mentalità tipicamente giudaica, riconosce che Gesù è un santo, è il santo di Dio e si riconosce peccatore, per cui gli propone distanza, allontanati, stiamo distanti, io sono un peccatore, tu sei il santo. E Gesù invece... Capovolge la prospettiva e gli dice: No, avvicinati proprio perché sei un peccatore. Sono venuto per salvare quelli come te ed è la vicinanza che ti permette la salvezza. Se lasci perdere quello che rappresenta la tua vita e mi segui, io cambierò la tua vita, ti farò diventare pescatore di uomini. Non è semplicemente un cambiamento di genere, è un cambiamento di stile globale. Se ci pensate, il pescatore di pesci tira fuori i pesci per farli morire. Invece il pescatore di uomini è colui che salva gente in mare e quindi fa vivere quelli che morirebbero naufragati. Diventare pescatori di uomini è un capovolgimento della situazione. Da datore di morte per i propri interessi commerciali, Simone diventa un datore di vita, un collaboratore di Gesù per la salvezza del mondo. È l'inizio della grande opera di evangelizzazione che parte da quel piccolo ambiente di Galilea e raggiunge gli estremi confini della terra. Luca lo sa bene perché è uno di quei pesci pescati dalle reti degli evangelizzatori. Salvato ha trovato la vita e con entusiasmo racconta ad altri quello che lui stesso ha sperimentato.